Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io spero che si veda bene perché sto usando l'altra macchinetta. Oggi è un video, yeah, contentissima, sono vedova di girarlo. È il video sul mio shopping saldoso. Ho concluso, credo di aver finito e quindi niente, sono molto molto contenta. Ho comprato un bel po' di cosine quest'anno perché era da un po' che non facevo shopping, per dirla tutta, e poi sto un po' cambiando, a parte cambiando peso sfortunatamente, e poi cambiando anche tipo di abbigliamento, quindi mi piacciono cose un pochino più eleganti, un pochino più serie, e molte le rubo a mamma infatti spesso e volentieri, e quindi mi faceva piacere avere un qualcosina nuovo di mio. E vi faccio vedere subito perché sono tante tante cosine e non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Gli ultimi acquisti che ho fatto sono da COS e da And Other Stories. Molti di voi me lo chiedono, quindi lo dico subito. Questi due negozi sono delle sopramarche di H&M, quindi sono delle marche della stessa catena ma a un costo un po' superiore, e non sono economicissime ma non sono nemmeno esagerate come prezzi, ma hanno un'ottima qualità. Diciamo un rapporto qualità-prezzo, perché i capi sono fatti di ottimi materiali, e visto che io comunque ho problemi con materiali acrilici o cose del genere, un po' perché mi danno fastidio, un po' perché il capo si rovina facilmente, assorbe gli odori più facilmente, quindi per tante motivazioni preferisco magari spenderci qualcosina in più, che sotto i saldi non è tantissimo perché comunque sono capi abbordabilissimi sotto saldi, però avere un capo di ottima qualità. E questi due negozi sono a via Borgognona a Roma, quindi in una traversa di via del Corso, quindi una parallela di via Condotti. Allora, da COS io e mamma abbiamo preso l'unica cosa da dividere in realtà, e l'abbiamo pagato, ve lo dico subito, abbiamo pagato 34,50 euro, il prezzo originale era di 70 euro, quindi una spesa diciamo ottima. Abbiamo preso un maglioncione bellissimo, hanno di questi maglioni belli 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 di ottima fattura, e è un maglione molto grande come potete vedere. È un XS, nonostante sia un XS è veramente molto grande. È un maglioncione marroncino beige a collo alto, ma un collo alto, vedete che qui di lato ci sono ancora le etichette, è aperto e che quindi rimane molto morbido davanti e anche abbastanza lungo. Mi è piaciuto tanto, e è fatto di cotone e di lana. Abbiamo controllato praticamente le percentuali di quasi tutto quello che abbiamo comprato e ci è piaciuto tanto e quindi l'abbiamo acquistato. E poi abbiamo preso delle cosine anche da And Other Stories. I due negozi sono praticamente uno accanto all'altro come civico, e si può passare una volta pagato da un negozio all'altro anche internamente. Queste sono le cosine. Ho preso tre cosine da And Other Stories, le tiro fuori con voi. Mentre il maglione di COS era al 30%, le cosine che ho comprato da End of the Stories credo siano tutte al 50%. Ho preso un vestitino, anche questo totalmente in cotone, e l'ho pagato invece di 45 euro, appunto metà del prezzo. È un vestito molto semplice, quindi che scende giù normalmente, e ha questi bottoncini sul davanti. Il dietro è semplicissimo, ha soltanto questa pants, come potete vedere. Ho preso una 36 perché la 34 ormai mi sta stretta, e devo dire che sono molto molto contenta e non vedo l'ora di indossarlo. Ho preso altri due capi e una gonnellina bellissima di cui io e mia mamma ci siamo follemente innamorate, perché era una gonnellina anni 50. Questa qui pagata sempre al 50%, il prezzo iniziale era di 65 euro. La cosa bella di questi prodotti è che anche le rifiniture e le chiusure sono tutte fatte benissimo. È una gonnellina particolare perché appunto è molto attillata sul di sopra, mentre sulla parte in basso scende un po' più larga, e fa un bellissimo effetto proprio anni 50, quelle gonnelline alla... insomma, molto avvitate, un po' alla Marilyn Monroe, avvitate sopra, che poi alla fine fa così, un po' a sirena, però diciamo non in un modo troppo troppo invadente. E anche la stoffa è proprio carina, è tipo tutta lavorata, è molto carina, nera ovviamente. E infine ho preso una stupidaggine, proprio un capo basic, che però appunto ho voluto approfittare a prendere perché questo stava al 70% da 25 euro, quindi l'ho pagato una scemenza, ed era una semplice magliettina molto accollata, a mezza manica, a righine, nera e bianca. Era 100% cotone e quindi ho approfittato e l'ho voluta prendere. E questo è il mio shopping da End of the Stories, che è un negozio che io adoro follemente. Forse lo preferisco anche a COS, perché COS effettivamente ha uno stile molto minimal, ma minimal quasi a, diciamo, anche fin troppo per i miei gusti, quindi non sempre mi piacciono tutti i capi che vedo lì in negozio. Invece And Other Stories penso che
Non ci sia un vestito che io vedo lì dentro e non me lo metterei mai, ecco. Prima di passare agli ultimi acquisti nei vestiti, diciamo, vi volevo far vedere un paio di scarpe. Ebbene, mi sono comprata un po' di scarpe, sono contentissima, da questo negozio che magari molti di voi conoscono, perché a Roma si trova sia a Via Gola di Rienzo, vicino alla Coin, sia a Campo Marzio, praticamente dove stava prima Indot, dove ora è stato chiuso. Ed è un negozio carino, effettivamente. Io non ci avevo mai comprato scarpe, però hanno scarpe che sembrano di ottima qualità. Si chiama 110. I prezzi sono una via di mezzo, quindi non costano tantissimo, ma neanche pochissimo. E queste qui sono un paio di stivaletti Beatles. E sono gli stivaletti bassi, semplici, classici, di nome Beatles. E il prezzo iniziale era di 110 euro. Allora, dovete sapere che a me serviva un paio di scarpe nuove da tutti i giorni, uno stivaletto nero, perché i miei anfibi li ho distrutti, ce l'avevo anche da 2 anni. E quindi, però, visto che ormai, diciamo, quel tipo di abbigliamento non mi ci vedo più moltissimo, ho preferito scegliere qualcosa di più classico, di più semplice, quindi ho preso questi, che io trovo veramente adorabili. Sono dei semplicissimi stivaletti neri con l'elastico qui sulla gamba, quindi sono molto molto comodi. Io spero che non facciano le pieghe nel momento in cui ci camminerò, perché è una cosa che proprio non sopporto. E hanno un leggero tacchetto, come potete vedere, ma questo qui, insomma, è il tacchetto da tutti i giorni, che spero che non mi dia fastidio, ma visto che comunque utilizzo scarpe col tacco spesso e volentieri, penso che sia, insomma, non sia un problema. Ho preso il 38 e mi sembra di averle pagate 88 euro invece che 110. Sono di pelle, sì ragazzi, sono di pelle, però non c'è niente da fare. Le scarpe di pelle durano molto di più di qualsiasi altro tipo di scarpa. E le scarpe di plastica, a parte che non mi piace come calzano, perché fanno pieghe molto brutte, insomma, non sono per niente carine. A meno che, insomma, per esempio Mimi adesso le hanno regalato i bellissimi stivali, gli anfibi della Dr. Martens vegani. E che quindi quelli sono fatti benissimo, io non lo metto in dubbio che ci sono scarpe di quel, diciamo, di quel genere, però comportano un prezzo molto molto alto, quindi scarpe di pelle siano. E sono proprio belli, mi piacciono tanto tanto tanto, sono elegantissimi, non vedo l'ora di indossarli sotto i jeans, sotto i vestitini, sotto pantaloni un po' più semplici, un po' più eleganti. Prima di far vedere le ultime cose di Zara e di Mango, vi volevo far vedere un po' di pantaloni che mi è stato comprato la mamma. In realtà io non c'ero con lei, però in realtà se lei era provati per lei, però non li ho provati a casa, perché sono miei. Sono dei semplicissimi pantaloni, ormai mi sono proprio fissata, a me piacciono le cose molto molto classiche, non mi piace più vestire con jeans molto attillati, insomma, quindi sto cambiando proprio gusti, penso di maturare anche in questo. E questi qui in realtà la fattura non è proprio ottima, eccellente, però li ha presi un negozietto a Piede Giubbonari, che è l'unico negozietto praticamente che lì mi piace tantissimo, che vende capi molto carini a prezzi molto contenuti. Questi sono dei pantaloni semplici, taglio appunto molto lineare, che però sono a palazzo, quindi non sono neanche a zampa, sono proprio a palazzo e scendono giù morbidi in questo modo. La cosa particolare, la cosa fantastica è che non sono lunghi. Sì, ce l'abbiamo fatto, perché io di solito compro pantaloni e poi vanno accorciati, come vi farò vedere dopo, per forza di cose, perché sennò non li posso indossare, mi stanno sempre lunghissimi. Invece questi qua sono perfetti, li ha pagati mi sembra 20 euro e insomma, per un paio di pantaloni di questo genere io sono stata molto contenta di riceverli. Passiamo a Zara. Sì, sì. Ormai Zara è il mio unico grande amore, sono proprio innamoratissima di Zara, mi piace tutto, mi rivedo molto di più nel reparto donna, ormai nel reparto Travelook, però anche in Travelook trovo cose carine, insomma, quindi ho sperperato un po' di soldini. Allora, cosa ho preso? Ho preso un cappotto, e questo cappottino in realtà mi serviva un cappotto abbastanza semplice, perché i cappotti che avevo un tempo, insomma, non ho cappotti elegantissimi che mi stanno molto bene addosso. Ne ho uno nero, però mi sta un po' strettino sul seno, quindi ho bisogno di un cappottino un po' più diciamo elegante, però adattabile anche a qualcosa di formale ma non elegantissimo. Ho trovato questo qui e mi è piaciuto molto, è un cappotto semplice sempre, ha il collo in pelliccia, come potete vedere, ovviamente sintetica, e intanto vi dico, l'ho pagato invece di 100 euro sugli 80 euro, e appunto il pellicciotto si può levare facilmente con dei bottoncini, quindi è semplicissimo, e penso che non lo utilizzerò quasi mai questo pellicciotto, perché è un po' invadente. E questo è il cappottino in questione, è un cappotto semplice dal taglio molto lineare, scende giù bello dritto a, diciamo, a trapezio, e l'unica particolarità, le maniche non lunghissime, abbastanza
tre quarti. Se lo volete c'è anche in grigio, c'è anche in nero identico, in grigio c'è con le maniche a tre quarti larghe, scampanate, bellissime, soltanto che io ho freddo quindi non lo potevo comprare. Questo non è proprio nero, è un melangiato, è molto molto carino, mi è piaciuto molto, scende molto bene addosso, rende un outfit molto chic secondo me. E quindi l'ho voluto prendere. Questo diciamo è il capo più importante che ho comprato. Poi ho acquistato altre cosine. Ho preso due paio di pantaloni. Questo è il primo. Questo è un taglio proprio maschile maschile. È un pantalone gessato e grigio, quindi grigio scuro, con queste righe tipiche dei, insomma, dei capi gessati. Ha il fiocco di Invita, quindi ha una cintina Invita nello stesso tessuto. È un tessuto molto morbido, non so proprio spiegarvelo che tessuto sia, però è proprio morbidissimo, un po' felpatino. Comunque scende abbastanza stretto sulla gamba e non è largo, non è scampanato come il precedente. E questo qui con una camicetta sopra, un paio di ballerine in primavera o comunque adesso nel periodo con gli stivaletti, una camicetta a un maglioncino, secondo me è delizioso. E infine ho preso un altro pantalone, questo qui io sono follemente innamorata, volevo pantaloni a palazzo proprio, non soltanto a zampa, proprio pantaloni palazzo. E ho trovato questi in sconto, li ho pagati sempre, quelli tutti mi sembra che li pagati circa 40 euro. È un pantalone bellissimo, che è praticamente tartan, il tessuto è molto simile al precedente, è un pantalone tartan che però ha la particolarità di essere un tartan a base pierre pull, quindi è super particolare ed ha queste strisce in mezzo alla fantasia anche color aranciato, che spero si vedano da lì. Lo devo accorciare perché è lunghissimo, infatti non so proprio come mostrarvelo. Dietro è veramente semplice, l'altro aveva le taschine, questa ne ha una sola, chissà pure l'altro. Ha le taschine davanti, ha qualche diciamo piegatura, qualche ripresa qui davanti le taschine. E vi volevo far vedere la gamba, perché è veramente meravigliosa, una gamba gigante, termina larghissimo con questa ripresa in fondo. Questo con un paio di stivali, una bella camicetta leggera, sono morta, mi è piaciuto tantissimo. Lo metterò anche per situazioni un po' meno formali, per andare all'università, e sono contentissima, mi piace proprio questo stile. Ultima cosa di Zara che ho preso, mi serviva una camicetta bianca perché ho tantissime camicette, ma ce ne fosse una che sia bianca? No, assolutamente no, sono tutte colorate, quindi volevo una camicetta bianca anche da abbinare con i pantaloncini, insomma da abbinare con tanti look adesso in inverno con sopra un maglioncino. E ho trovato questa è del reparto Trafalook. L'ho pagata, sinceramente non me lo ricordo, ma non tantissimo, penso sui 20 euro, e è morbidissima ragazzi, è molto più morbida di tutte le... io odio la tessuta e le camicie addosso, mi sento sempre infreddolita e scomoda, invece questo qui è proprio morbidissimo, delicatissimo. Guardate quanto è leggero, infatti è un po' trasparente. E ha il colletto, non ha, ce l'erano anche col colletto alla coreana, però io lo preferisco così, ed è molto molto lunga, quindi può essere diciamo utilizzata in diversi look, sia con dentro magari un paio di pantaloni, però anche fuori su una cosa diciamo un po' in cui bisogna avere diciamo una cosa un po' più lunga per coprirci. Ecco, io non mi ci vesto molto così, però può essere diciamo utilizzata in diversi modi, ma il tessuto è fantastico, è veramente morbidissima. Altra cosa che mi piace tanto è che davanti diciamo i bottoni sono coperti da queste striscioline di tessuto, quindi veramente bella. Ultimo negozio, in realtà è la Coin, però i prodotti che vi faccio vedere non sono, cioè i due vestiti che ho comprato non sono di Coin. Intanto ho preso due nuove tarte della Yankee Candle, perché ho preso quelle in sconto che stavano mettendo via. Ultimamente non amo moltissimo le fragranze dolci dolci e quindi ho voluto provare qualcosa di un po' più fresco. Ho preso Season of Peace e Icicles. Icicles ne ho sentito parlare benissimo, quindi non vedo l'ora di bruciarle. Tra l'altro fa un odore freschissimo, un po' non neanche agrumato, fresco, buonissimo. E questo qui invece è un po' diversa, non direi dolce, però non è così fresca e acidula come questa qua. E se vi piacevano queste due fragranze, già le avete provate, vi consiglio di andare o alla Coin o in store, se avete uno store Yankee Candle, e fate scorta perché le stanno dando via. E ultimi appunto acquisti non sono di Coin, l'ho fatti da Coin, ma sono di Mango. E non sapevo ci fosse lo store Mango da Coin, ma sono contentissima perché
Mango è un negozio che a me piace tanto, soltanto che non mi era, insomma, era un po' scocciato, ultimamente non sopporto tanto stare nel macello, e quindi quando appunto sono andata a fare shopping con mamma ho visto Mango da lontano, già stremata, lo potrei ora da Zara intimissimi, e quindi non sono entrata, però appunto lì l'ho trovato e sono stata molto contenta. Ho preso due vestitini, li ho pagati 15 euro l'uno, ve li mostro separatamente, sono molto semplici. Questo è un vestitino blu, lungo, sono entrambi molto lunghi, come vedete mi arrivano più o meno alla caviglia, ma io sono molto bassa, e è veramente semplice. E questo qui sulla schiena ha questi tre bottoncini, questo con un paio di stivaletti marroni secondo me è fantastico. E infine abbiamo questo qui, che ha un vestitino sempre simile, in questa la maglia è leggermente più pesante ed è a tutte costine, è nero, io spero che si veda qualcosa, ha lo scollo a V, un po', diciamo, un po' abbastanza profondo, però vabbè, insomma, magari non lo metto in determinate situazioni. Anche questo qui è lungo ed è molto bello perché le costine sono messe tipo a spina, quindi fanno un bellissimo effetto addosso, sono molto fini e molto eleganti entrambi. Per le più temerarie, che sono arrivate fino a questo punto del video, dopo 15, non so quanti minuti sto parlando, sono andata da Intimissimi, ho preso due cosettine, quindi ve le volevo mostrare. È una cosa che di solito non faccio, però diciamo sono cose molto molto carine, a me piacciono tanto, magari anche voi ne avete bisogno di fare un po' di cambio intimo, e quindi mi faceva piacere mostrarvele. Ho preso due completini, uno sul blu e uno sul rosino, rosa carne. Vi mostro prima quello rosa carne perché mi fa impazzire. È un reggiseno molto semplice. Allora, inizialmente avevo provato quello non imbottito, perché dovete sapere che a me piacciono molto i reggiseni non imbottiti, però era scomodo, si vedeva troppo, insomma, la forma non mi piaceva. E invece questo qui poi l'ho provato a casa ed è meraviglioso, è veramente carinissimo, è semplice, è una coppa normale, imbottita, non troppo perché non amo i push-up, li trovo molto scomodi, e ricoperti da tutto questo merletto. Il colore è fenomenale, ha qui al centro un fiocchettino con una perlina e un brillocchietto che non so se mi piace particolarmente, però va bene, è delicato comunque, e l'ho trovato molto etereo, con questo merletto anche sulle spalline, veramente fine, fine, fine. E ho preso ovviamente lo slip, diciamo, abbinato. Andate a fare un giro da Intimissimi, perché anche se c'è tanto macello e le taglie sono in alto per noi nane, non ci si arriva, hanno delle cose veramente adorabili. L'altro che ho preso è molto simile, è blu petrolio, è un colore particolare, e è un blu petrolio direi, non lo so, è sempre simile, quindi coppa imbottita ma non troppo. L'unica particolarità di questo è, sempre ricoperto da tutto merletto, è che ha la parte sotto un po' più spessa, anche il dietro è un pochino più spesso, proprio l'elastico. E ha anche questo una rosellina al centro e un brillantino che lo vedete luccicare da laggiù. Mi è piaciuto anche molto di questo il colore, il merletto molto elegante, e anche di questo ho preso lo slippino perché insomma mi piace avere l'abbigliamento intimo anche coordinato. Diciamo che di solito non ve le mostravo, però ho pensato, finché non lo indosso mio non è, ecco, uguale a quello del negozio, e quindi non mi sento in imbarazzo, giusto? E va bene, fatemi sapere se a voi dà fastidio o meno questa cosa, però secondo me non c'è niente di male, insomma alla fine entriamo da Intimissimi tutte insieme. E io spero che il video vi sia piaciuto. Ho chiacchierato una cifra, probabilmente perché devo tornare a studiare e non mi va di tornare a studiare genetica, nonostante la genetica mi piace tantissimo, però non mi va proprio, quindi cerco di tenermi impegnata con altro. Qui parlo occhio da non si sa, da 23 minuti, da quanto parlo, ragazzi uccidetemi. Io scappo, spero che gli acquisti vi siano piaciuti, io sono contentissima di aver acquistato tutte queste cosine, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Mi sono scordata, fatemi sapere quello che avete acquistato voi, se avete trovato cose veramente super carine e se ci sono saldi interessanti in giro per Roma o saldi veramente molto diciamo corposi, e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!